Siamo ritornati qui con il dottor Rogato, amministratore delegato della Cina Zoo 3R. Con lui affronteremo la tematica di innovazione e tutto quello che riguarda fonti innovative rispetto all'agricoltura, appunto. A lei la parola. Allora, innanzitutto oggi bisogna cercare di incentivare i giovani a restare sul territorio e sicuramente le innovazioni tecnologiche ci possono aiutare da questo punto di vista per cercare di trattenere i giovani che purtroppo negli ultimi tempi lasciano inesorabilmente un po' tutti i territori della nostra zona. Io vivo una realtà di un paese simile a Camporreale, che è la zona di Bisacquino, quindi zona del Corleonese, dove tantissimi giovani negli ultimi anni hanno abbandonato la campagna, perché la campagna negli ultimi anni non porta molta redditività. Quindi bisogna agire in controtendenza rispetto a tutto questo e dare la possibilità ai giovani di investire sul territorio e nello stesso tempo di avere la possibilità di avere un reddito che gli permetta di poter vivere in modo dignitoso. Quindi le innovazioni tecnologiche da questo punto di vista ci aiutano tantissimo. Diciamo che sia da un punto di vista nel settore del grano, ma nel settore olivicolo, nel settore della vite, ci sono tante possibilità per questi ragazzi di poter investire. Giustamente hanno bisogno di sostegno da parte delle istituzioni, hanno bisogno di sostegno da parte anche di organi quali che potrebbero essere anche le banche, che devono stare vicine a questi ragazzi per poter investire sul territorio. Però le prospettive ci sono e sono tantissime, perché il nostro è un bellissimo territorio dove i ragazzi non avrebbero bisogno di andare a lavorare, come si direbbe. Da noi il nostro territorio non servono le industrie, da noi potremmo vivere semplicemente di piccole agroindustrie, di piccole realtà dove i ragazzi potrebbero lavorare. Attenzione, ci sono delle piccole realtà che lavorano, ma sono poche rispetto a quelle che si potrebbero essere. Un problema sicuramente principale che devono affrontare questi ragazzi è anche la nostra insularità, la nostra difficoltà nelle comunicazioni, nei mezzi di trasporto. La viabilità che tutti vediamo nel territorio è una viabilità molto è indietro di decine e decine di anni, le strade provinciali, le strade nazionali sono totalmente abbandonate a se stesse. Quindi chi come noi ad esempio investe sul territorio ha grosse difficoltà di comunicazione e di viabilità. Vi faccio un esempio. Noi facciamo l'approvvigionamento delle materie prime nel porto di Pozzallo. Il porto di Pozzallo dista da noi 270 km, ma per fare 270 km andata e ritorno, caricare e scaricare, occorre un giorno e mezzo, quando in realtà in un territorio che si chiama territorio moderno ci vorrebbe meno di una giornata, perché 270 km con una strada che sia strada si percorrono in 3 ore e qualcosa, il tempo di scaricare e ricaricare altre 3 ore e mezzo. Cioè, succede che ad esempio nel caso dei mezzi, dei grossi mezzi di trasporto, gli autisti a 4 ore e mezzo devono fare la sosta, tu a 4 ore e mezzo non sei neanche a destinazione. Quindi questi costi in più sono dei costi che pesano sulle attività del territorio. Quindi negli anni abbiamo sempre ricevuto promesse di strade, di infrastrutture. La realtà è che oggi sono passate decine e decine di anni ed è quella che viviamo. Cioè, la strada, ad esempio, abbiamo visto poco fa la strada per arrivare qua a Camporreale, ci sono delle frane che nessuno mai sistema. Noi abbiamo la statale, la 188, che più che una strada statale è una trazzera. È la cosa più brutta di tutto questo, che queste strade interne sono state classificate dall'ANAS come strade secondarie, cioè come strade che non hanno bisogno di una grossa manutenzione, una grossa cosa, perché non sono altamente trafficate, e quindi non essendo altamente trafficate non si investe sul territorio e quindi giorno per giorno queste strade si deteriorano. E quindi la nostra insularità ci porta dei costi aggiuntivi che altre imprese possibilmente non hanno. Se io per fare un prodotto
devo spendere 10, un'azienda uguale alla mia in un territorio completamente diverso ne spenderà 6-7. Quindi questi costi ti portano a essere meno competitivo sul mercato, capisci? Quindi è fondamentale avere delle infrastrutture adeguate al territorio. Quindi cioè oggi la Sicilia è, io dico sempre che la Sicilia è una regione che è un museo a cielo aperto. Da noi in Sicilia non avremmo bisogno di grosse cose a livello di industrie come hanno fatto negli anni passati, le raffinerie, le industrie dell'automobile, non abbiamo bisogno di tutto questo. La Sicilia è una regione che se avesse le infrastrutture moderne come qualsiasi altro Stato, perché non è che si chiedono cose straordinarie, noi andiamo ad esempio in Spagna, per dire, il raffronto con la Spagna, una nazione che negli anni 70 è uscita dal franchismo e che nel giro di 30-40 anni ha superato l'Italia, ma in particolare il meridione completamente. Quindi se noi avessimo le infrastrutture adeguate all'epoca, quindi moderne, lo sviluppo ci sarebbe in modo automatico, perché lo sviluppo, le infrastrutture porterebbero turismo, il turismo automaticamente porterebbero persone, porterebbero lavoro, sia nel settore agroindustriale che sia nel settore turistico, e la Sicilia potrebbe vivere solo di questo. Se pensiamo che ci sono isole come Ibiza o Palma di Mallorca che durante l'arco dell'anno fanno 35-40 milioni di turisti e non c'è nulla, c'è solo spiaggia e mare. Da noi 40 milioni di turisti potrebbero fare mare, montagna e soprattutto arte e cultura, dico, che è unica in tutto il mondo. Purtroppo la nostra classe politica è stata sempre ottusa da questo punto di vista. Siamo vicino a delle elezioni con le solite promesse, perché la cosa che dà fastidio all'imprenditore è che se tu senti parlare loro sanno quali sono i reali problemi dei siciliani, quindi i problemi del lavoro, i problemi delle imprese, lo sanno, e in campagna elettorale ne parlano continuamente e sanno pure come potrebbero risolvere i problemi. Il problema è l'indomani si dimenticano di noi, si dimenticano di tutto, però in questo modo noi siamo indietro rispetto a tutti gli altri. Questa è la realtà, purtroppo è questa, però diciamo siamo sempre in tempo, perché la nostra Sicilia è un territorio stupendo che può vivere da sé e da sola. Questo. Dottor Rogato, l'ultima battuta: si spogli della veste di amministratore delegato e sia quanto più oggettivo possibile nel rispondere alla mia domanda. Ci risponda come Giuseppe: da una scala da 1 a 10, quanto realmente le innovazioni possono cambiare il volto dell'agricoltura e possono cambiare il volto dei giovani che vogliono investire nell'agricoltura? Sicuramente 10, perché oggi ti faccio un esempio: settore zootecnico. Nel settore zootecnico oggi esistono degli impianti di mungitura moderni, sono dei robot, che gestiscono in modo autonomo tutta la stalla. Cioè la stalla è gestita da un robot che munge, la vacca sa quando deve essere munta, cioè automaticamente quanto ha bisogno di essere munta se ne va al robot. Il robot la controlla, vede se effettivamente è quella che bisognerebbe mungere, e fa tutto in automatico. L'operatore, quindi il proprietario, da all'esterno, da distanza, può visionare tutte queste e senza bisogno di manodopera. Quindi questo tipo di innovazione, ad esempio, è un'innovazione molto importante, perché in un momento in cui c'è scarsità di manodopera, c'è scarsità di qualità di manodopera, è un grosso aiuto la tecnologia, quindi ad esempio nel campo della zootecnia, ma anche in tantissimi altri campi, nel campo anche del grano, i nuovi mezzi che ti fanno risparmiare tempo, ti fanno risparmiare. Quindi sicuramente le innovazioni tecnologiche servono e servono tantissimo. Viste le oggettive problematiche che sono legate a quello che è lo sviluppo del territorio, perché io, ritornando a quello che è la sigla di questa manifestazione di oggi, dovrei scegliere siciliano? Allora, innanzitutto oggi, secondo me, un aspetto fondamentale della nostra vita è il mangiare sano. Allora, il concetto che faccio io è, nella vita
il nostro corpo è come un motore, è il motore di una macchina. Se il motore di una macchina io, al posto di alimentarlo con l'olio corretto, il 5,30, il 5,10, quello che è, l'alimento con un olio rigenerato, la macchina, al posto di farmi 300.000 km, me ne farà 100.000. A 100.000 la macchina fonda. Il nostro corpo è la stessa cosa. Se io il mio corpo lo alimento con cibo scadente, con cibo industriale, con cibo di raffinati, con cibi, nel tempo sorgeranno patologie, malattie. Si vede in giro che di queste situazioni negli ultimi anni ce ne sono tantissime. Noi fondamentalmente ci sono due prodotti noi siciliani che mangiamo di più, il pane e la pasta. Il pane e la pasta, oggi un po' di meno, ma negli ultimi decenni tutto si faceva tranne che pane e pasta con grani siciliani. Cioè il pane e la pasta si faceva soprattutto e si continua, attenzione, ancora a fare con grani esteri, in particolare il grano canadese, di cui conosciamo tutte le problematiche, perché quando tu compri un grano canadese devi sapere che il grano canadese, a causa delle condizioni climatiche del Canada, attenzione, poi ci mette anche l'uomo che utilizza prodotti che non dovrebbe utilizzare, tipo il glifosato, ma già di per sé anche non si utilizza il glifosato, purtroppo il clima che hanno loro è un clima umido che porta all'interno del grano, questa umidità porta al sorgere di microtossine, microtossine che sono altamente cancerogene, ci sono un sacco di studi da questo punto di vista. Andiamo sul siciliano, il nostro grano, grazie anche al nostro clima, quindi da questo punto di vista è il clima che ci aiuta, il nostro ci aiuta tantissimo, è c'è un'assenza totale di microtossini, e questo non lo dico io ma lo dicono gli studi che ci sono stati negli ultimi anni. Cioè noi ad esempio che commercializziamo grano, alla fine di ogni campagna granaria mandiamo i campioni di tutti i lotti entrati tramite il consorzio Ballatori, che è un consorzio siciliano che si occupa di ricerca sul grano, ha un laboratorio a Roma per fare le analisi delle microtossine. I nostri grani sono risultati sempre assenti da microtossine. Quindi nel momento in cui io mangio siciliano, mangio sano, all'interno del mio corpo immetto prodotti buoni che mi aiutano a preservare la mia salute. Quindi ritornando al discorso di prima, oggi i pilastri fondamentali a cui ci dobbiamo attenere sono innanzitutto sicuramente quello dell'alimentazione. Poi sicuramente se parliamo con i vari nutrizionisti o varie cose ci dicono pure anche lo sport, che sicuramente è fondamentale, ma la nutrizione oggi è fondamentale per vivere sano e bene, e sicuramente i prodotti siciliani da questo punto di vista sono il top, sono il massimo. Perfetto, ultimissima battuta, feedback su queste due giornate. Allora, sono delle giornate molto interessanti che dovrebbero essere anche fatte più spesso, perché io dico che una cosa molto importante che dovremmo fare è comunicare, perché la comunicazione è fondamentale nello spiegare alle persone perché dovrebbero mangiare siciliano, perché il nostro territorio ha difficoltà nella produzione e per tantissimi altri motivi. Poco fa ad esempio parlavo con quel signore, lei si occupava di pane, di questo, e si diceva proprio questo, cioè dovremmo anche sensibilizzare le istituzioni a iniziare dalle scuole, inserire un'ora a settimana, due ore a settimana di materia alimentazione e fare imparare fin da bambino che bisogna mangiare in un determinato modo per crescere bene. Quindi queste giornate sono delle giornate che dovrebbero essere fatte molto più spesso e sono giornate molto interessanti. Benissimo, dopo questa parola del dottore Rogato non ci rimane che continuare a dire a tutti voi: mangiate bene, vivete sano e scegliete soprattutto siciliano.